Le genialate che stanno in giro nel web. Benvenuti in Kiwi. Bella a tutti ragazzi, sciocari. Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Quindi oggi, come avete letto dal titolo, raga, partiamo subitissimo. Come avete letto dal titolo, andremo a vedere alcune immagini trovate così, che ho trovato un po' in giro così, di genialate che alcune persone hanno ideato, hanno risolto, hanno cosato, diciamo, in giro, che sto trovato in giro così nell'internet. Ok, ma prima di iniziare ragazzi, ovviamente ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere un like, commentare, tutte le cose che dovete fare sempre. Dai. Quindi iniziamo subitissimo ragazzi a fare sto video, a vedere così come che cosa gli è venuto in mente, ma come cazzo gli è venuto in mente. Allora iniziamo subito con sta banana. Volevano verificare quale fosse il biscotto più grande. Certo, lo metti sopra ad una banana, perché con quale bilancia migliore che una banana sotto un bicchiere? Ora, nuovo metodo di misura, la banana sul bicchiere, così vediamo quale è più pesante da una banana. Anche se dall'immagine si vede ad occhio che quello rotondo è più grande. Cioè, scrivetelo voi nei commenti qua sotto qual è il più grande, perché poi dovrebbe essere, vedi, il peso. Però a me pare che pure la banana dice che è uguale, però ad occhio pare quello più rotondo. Scrivetelo qua sotto nei commenti se la banana ha ragione oppure no. Una banana. Andiamo avanti, raga. Qua invece è l'unico modo per ripararsi dal freddo quando la macchina non funziona il finestrino e diventi un bozzolo, un verme, un coso. Ma questa è una cosa che può fare solo il passeggero. Ti hanno rotto il finestrino, quindi ovviamente invece di farlo riparare ti chiudi così come un bozzolo. Spero che sia il passeggero questo qua, però se chi guida la vedo difficile. Andiamo avanti. Dato che la loro camera d'albergo non aveva un servizio di riscaldamento cibari e di cibo, hanno improvvisato con il phon. Tra parentesi, mentre guardano Rick e Morty, top. Ma un phon che riscalda la pizza, che poi la pizza, cioè la pizza, se può mangiare pure fredda, diciamo, o al massimo tiepida così, ma perché usare un phon? Che quando, cioè, secondo me quando metti un phon sulla pizza fai tutto vola così, che cazzo di senso ha? No, non lo sappiamo. Voi ragazzi scrivete invece nei commenti la cosa più cosata per riscaldare una pizza. Io sapevo un ferro da stiro, mettere il ferro da stiro sotto, però magari questi non ce l'hanno il ferro da stiro. Non so, lo tamagni fredda, Vabbè ragazzi, scrivetelo qua sotto nei commenti se avete anche voi fatto una cosa simile. Andiamo avanti. Qualcuno si è stancato di sedersi a tavola con persone distratte ai cellulari e ovviamente gli metti una gabbia, un carcere per i cellulari, una gabbia dei cellulari. Bella idea, ma non so quanto possa. Voi ce la fareste, ragazzi? Voi ce la fareste a fare una serata intera senza nemmeno dare un'occhiata al telefono? Ma proprio zero, messo così il telefono, voi ce la fareste? Io non credo. Scrivetelo qua sotto nei commenti, come al solito. Andiamo avanti, però bella idea questa. Andiamo avanti. Ha acquistato questo mobile per fungere da comodino, tuttavia quando gli è arrivata la scatola ha capito che svolgeva la sua funzione anche senza doverlo necessariamente montare. Ovviamente questo, il cartone dell'IKEA, giusto, è un comodino effettivamente. Dici, perché questa è proprio pigrizia over 9000, pigrizia proprio ai livelli stratosferici, diciamo. Però se non lo vuoi montare è così.
Perché non è Ikea, è un'altra cosa, perché se non c'era scritto Ikea, è un'altra cosa, forse è più difficile di Ikea e quindi ovviamente dice, ma chi te sei? Io lo lascio così, giusto, giusto, bella iniziativa. A sto punto te più solo un cartone vuoto, dovrebbe essere stessa cosa. Scrivetelo voi nei commenti perché voi avete fatto qualcosa del genere. Andiamo avanti. Ha voluto indicare al meglio le misure del tavolo che hanno messo in vendita. Giustamente. Approssimativamente, se queste misure americane, raga, io non le ho mai capite. Io a malapena capisco quelle che abbiamo noi, figure quelle americane. 6,2 long. Vabbè, quindi si sdraia sul tavolo per far capire quanto è grande. Ecco come guardare la TV in maniera isolata. Io direi che dopo questa cosa, che dopo che esce dalla televisione col coltello da dietro, c'è gli occhi proprio così che te mandano a fanculo, c'è gli occhi così che te mandano a fanculo, cioè dopo che esci dalla televisione. Avete mai fatto voi una roba del genere? A meno che non si stava a guardare un, diciamo, un pornazzo. E quindi ovviamente però no, non credo, ma perché? Non lo so, raga, voi avete mai fatto una cosa del genere guardando la televisione? Io, sinceramente, quindi andiamo avanti. Anche se in questo modo la carica delle batterie dura decisamente poco, può essere una soluzione temporanea. Non credo possa funzionare davvero. Io no, non credo. Voi l'avete mai fatto? Io non credo che un mouse possa funzionare con una pila messa di sguincio, perché se ce ne stanno due, un motivo c'è. Però qua vedo che è acceso, quindi evidentemente funziona solo il LED, però non è che funziona. Secondo me questa è una fakeata esagerata. Scrivetelo invece voi nei commenti se voi avete fatto una roba simile e ha funzionato. Andiamo avanti. Ecco come ridimensionare comodamente le cuffie per la figlia e l'asciugamano in testa. Giustamente gli metti un asciugamano in testa e sì, gli ha messo lo spessore sulla testa. Beh, questo è intelligente invece di comprare delle cuffie adatte per una bambina. Tu gli metti le cuffie giganti tua con un asciugamano. Questo è intelligente, ci piace, approved, approved. Quest'uomo porta con sé il proprio telecomando quando va al bar per poter cambiare canale TV a suo gusto. Non credo possa funzionare con qualsiasi televisione. Oddio, se funziona è una genialata assurda, eh? Cioè vai al bar e rompi i coglioni a quelli del bar e dici no, io voglio vedere sta cosa. E gli rompi il cazzo a quelli del bar che magari stanno a vedere tutt'altro e poi hai pure la caricata di mazzate perché magari tutti vogliono vedere la cosa che sta a vedere il bar. Arriva lui, cazzo cazzo, e cambia canale. Certe persone sono disposte a usare le bacchette, ma non vogliono ugualmente rinunciare ai sistemi più tradizionali. Le bacchette, cioè prendi la forchetta con le bacchette, cioè secondo me ti complichi solo la, cioè, ti complichi la vita. Perché complicarti la perché complicarti la vita? Voi, raga, voi arcinese siete team bacchette o posate normali? Scrivetelo qua sotto nei commenti. Io sono sempre team bacchette, tranne che per il riso, quando vedo che proprio gna la faccia, pia quel chicco di riso ca bacchetta, lo dico, senti, ha vinto il chicco e più la forchetta, però giusto in estremis la forchetta. Però voi scrivetelo invece qua sotto nei commenti, team bacchetta o forchetta. Confida moltissimo nelle capacità di quel cerotto. Soluzione, uno scotch secondo me lo fanno apposta per mettere le foto così in giro sul web, diciamo. Però perché un cerotto, uno scotch, un qualsiasi scotch, una qualsiasi cosa, un cerotto?
così alla durata di un battito, dice proprio così che si spagna tutto. Vabbè, ragazzi, quindi abbiamo visto alcune delle genialate trovate in giro. Genialate, cioè, secondo me più che genialate sono minchiate, trovate in giro nel web, diciamo. Che bel posto è l'internet, che bel posto. Voi invece, ragazzi, commentate qua sotto se anche voi di queste immagini che avete visto vi è capitato e avete fatto una cosa simile o magari una soluzione migliore. Scrivetelo qua sotto nei commenti. Noi invece ci vediamo al prossimo video di lunedì con la reaction di Cucine da Incubo. Ciao cari!